Promuovere tra i ragazzi delle scuole la sensibilizzazione verso il tema dei rifiuti, in modo che trasferiscono a casa le proprie conoscenze e si crei un circuito virtuoso di una nuova consapevolezza nei confronti dell'argomento. È uno degli obiettivi del progetto regionale Il Consumaturo Non Rifiuta, iniziativa finanziata ai sensi della legge 388 del dicembre 2000 con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata da 6 associazioni dei consumatori. All'Istituto Gemellaro di Catania gli studenti delle seconde classi dell'indirizzo tecnico turistico hanno partecipato al workshop formativo che è consistito innanzitutto nella visione di un video contenente un excursus sulla storia dei rifiuti, le varie tipologie e i diversi tipi di smaltimento possibili, i dati su produzione e riciclaggio, i comportamenti virtuosi. Quindi Carmen Ferro e Emanuele Bonomo, presidente di Assutenti e di Adiconsum, associazione capofila del progetto, hanno condotto l'incontro formativo. Dobbiamo fare ciascuno la propria parte, ha detto Ferro ai ragazzi, comprendendo che la differenziata da sola non risolve il problema. Bisogna imparare intanto a produrre meno rifiuti e poi riciclarli. Del resto, ha continuato la presidente di Assutenti, anche le direttive europee delineano nuovi modelli di sviluppo e la necessità di un'economia cosiddetta circolare e alcuni commercianti si stanno adeguando. Presso alcune profumerie, ad esempio, è già possibile ricaricare le boccette di profumo, ha concluso. Quindi il presidente di Adiconsum, Bonomo, ha ricordato come il rifiuto da scarto possa diventare risorsa. Nella nostra regione, ha detto, i rifiuti sono visti spesso soltanto come un problema e alla carenza culturale spesso si affianca anche quella infrastrutturale. In Sicilia, ha proseguito, l'impiantistica del settore è carente, ma se cambiamo approccio riusciremo a invertire i dati negativi che dalle nostre parti vedono l'83% dei rifiuti finire in discarica, che è il peggior modo per gestirli. Il 6 maggio il progetto arriverà all'Istituto De Felice di Piazza Roma. Intanto presso gli sportelli attivi sul territorio gli operatori delle 6 associazioni offrono una continua e capillare attività di informazione.